Arrivano i pompieri e anche altre pattuglie della polizia stanno arrivando. Ecco, stanno arrivando, sentite le sirene? Ecco la polizia. Eccolo qua, arrivati sono, arrivati i nostri angeli. Che bello. Guarda quanto hanno Adesso quando arrivo qui con la scala adesso. E adesso salgo. Mai successo in vita mia. Che bello, eccoli qua, che bello! Guarda, sono arrivati i pompieri! Che bello! Senza di loro mai non ce l'avremmo fatta a spegnere questo incendio. Che bello! Sai cosa faccio, ragazzi? Mi sa che se io mi vesto e vado subito a fare a filmare lì da vicino a vedere che cosa dicono. Ci vediamo al prossimo altro video. A dopo, ragazzi. Guardate, un incendio veramente grande, guardate, di fronte a casa mia. Qui ci troviamo a Quarto Sant'Elena. No, è a fianco, non è nella quadra della pizzeria, è a fianco. Guardate, incredibile. Un incendio in Piazza Sant'Antonio di fronte a casa mia. Che incendio! Questa è la dea del fuoco che ha risvegliato tutti i suoi poteri. Guardate, incredibile. Mai successo in vita mia vedere una cosa del genere, ma soprattutto in una casa. Guardate. Dovrebbero spegnere con gli elicotteri questo, Le fiamme, guardate, sono proprio altissime. Guardate, incredibile. Guardate che macello. Ma guarda. È pericoloso, devo chiamare immediatamente, guardate i pompieri. C'è qualcuno che sta cercando di spegnerlo con la pompa. No, vabbè, ma lì non. Guardate, che incredibile. È la prima volta che succede qualcosa di molto misterioso come questo. Guardate, non è mai successo, mai successo. Fra poco dovrebbe arrivare i pompieri. Sicuramente arriveranno anche i pompieri, anche quelli che lo buttano direttamente dall'aereo. Guardate. C'è, incredibile, mai successo, mai successo, guardate. No, è a fianco, Tutta la gente è veramente è senza parole, guardate, guardate il traffico che c'è. Stanno arrivando, mi sembra. Io pompieri non è vero. No, c'è la polizia però. Avranno chiamato. No, comunque stanno. Hanno chiamato la polizia e Ma quindi. questo incendio si deve spegnere con l'elicottero però, Fra poco doveva arrivare anche l'elicottero. Ma mi sembra che sta funzionando, eh. Sta funzionando direttamente quella persona con la po. Il Stanno problema arrivando. è che c'è molto vento e quindi è difficile spegnerlo. Le fiamme fanno incendiare tutto il resto della casa. Aspetta che provo a filmare dall'altra parte, vediamo cosa si vede. Aspetta. Vedete. Arrivando i pompieri. Stanno arrivando i pompieri. Fra poco arriveranno e filmerò tutto. Incredibile, guardate che macello.
purtroppo dobbiamo stare molto attenti, che quando dobbiamo tappati, sto facendo una registrazione. Allora, dobbiamo stare molto molto attenti che quando usciamo di casa o stiamo cuocendo delle cose, mai mettere vicino le cose elettriche. È pericoloso, perché può prendere fuoco al momento all'altro. Guardate, sta aumentando il fumo. Allora io adesso guarda qui, ecco qua, guarda, sono arrivati l'ambulanza, è arrivata l'ambulanza. Allora, torno qui la registrazione, ci vediamo nel prossimo video. Il prossimo video appena arriva i pompieri, ok? A dopo ragazzi, ciao! Non sono subito giù a vedere la situazione, andiamo subito a vedere che cosa sta succedendo là sotto. Ok, andiamo. Siamo scesi giù, ecco qua, guardate, proprio su questo appartamento di Fatti Mattoni. Guardatemi questo di Cagliari, la parte di un po' di serie, vedete qui sopra. Questo è un nuovo terreno. Non so come telefonarla. I pompieri, eccoli qua, stanno cercando di spegnere. Si vede un pompiere dentro di quella finestra. Ci vuole l'elicottero, ci vuole.
incredibile. È bello. E ce la stanno facendo, vedi che il fumo sta diminuendo. Che bravi. Oggi ragazzi, aspetta che controllo, oggi è venerdì 5 febbraio 2016, un incendio molto brutto in questo appartamento, come se fosse una casa abbandonata, ma invece ci abita della gente. Povera quella persona che abiterà là. Guardate il fumo, guardate. Incredibile. Questa mia sperimentazione è proprio un successo. Mai visto una cosa del genere. Scendendo, mi sembra che l'hanno risolto, però mi sa che ci vuole un elicottero per spegnere l'incendio, come se fosse un incendio in una foresta. Bene, io chiudo qui il video, faccio delle foto e ci sentiamo tramite la prossima sperimentazione. Faccio delle foto così le pubblico in Facebook, iscrivetevi nel mio canale, mettete mi piace se vi è piaciuto il video e ci vediamo nel prossimo video ragazzi. Ciao ragazzi, buon pranzo a tutti.